Buongiorno, sono Marina Di Guardo, sono un'autrice e volevo parlarvi di questa iniziativa lanciata e ideata dalla scrittrice e giornalista Patrizia Finucci Gallo. Si chiama I Choose Women Writers e trovo che sia un'iniziativa veramente importante per valorizzare la scrittura femminile. Mi vengono in mente alcuni nomi nel panorama letterario di tutti i secoli, ad esempio la mitica Saffo, oppure Agatha Christie, Virginia Woolf, la nostra Samorante, Banana Yoshimoto, Alice Munro. Una delle mie preferite di cui volevo parlarvi appunto era una poetessa statunitense, Emily Dickinson, che ha lasciato dei versi indimenticabili da un linguaggio assolutamente moderno e molto efficace. Pensate che si è autoreclusa nella sua camera da letto per più di 30 anni, ma nonostante ciò ha saputo attraversare tutti i motivi più importanti della poesia, l'amore, la morte, la solitudine, la natura, la paura di rimanere appunto da soli e la bellezza delle piccole cose quotidiane. Dopo avervi parlato della mia autrice preferita, vi parlo un po' di me. Io sono uscita con il primo libro nel 2012, e poi appunto L'inganno della seduzione, poi Non mi spezzi le ali, questi primi due libri erano incentrati più sul dramma relazionale, poi ho virato verso il noir thriller e sono uscita con Feltrinelli nel 2015 con Bambole Gemelle. Quest'anno ho voluto provare anche un po' il genere apocalittico e l'anno prossimo, a gennaio, uscirò con un nuovo romanzo. Quindi vi aspetto, eventualmente se voi aveste voglia di leggermi, con le vostre opinioni e le vostre recensioni. Grazie, arrivederci.